Buongiorno, sono Manuela Cecini, vi parlo dalla sala operativa di IG Markets Londra. Cerchiamo come ogni giorno di fare il punto su quella che è la situazione dei mercati finanziari. Vediamo una sorta di presa di profitto questa mattina, mercati che scendono in Europa intorno all'1% in attesa di quelli che sarà il primo di una serie di discorsi che Ben Bernanke e gli altri membri del FOMC terranno negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Quindi primissima attesa per oggi pomeriggio, cercheremo di capire se arriverà qualche informazione in più in merito a quelle che sono le intenzioni di politica monetaria del braccio della Fed negli Stati Uniti. Quindi grande attenzione su questo, non particolarmente rilevante il calendario macroeconomico. Abbiamo, nel pomeriggio abbiamo l'immobiliare negli Stati Uniti, grazie a un inverno che è stato un po' più mite del previsto, potrebbe esserci un dato lievemente migliore delle attese, quindi potrebbe contribuire a portare una sorta di ottimismo. Il discorso obbligazioni sono andate bene questa mattina le aste del mercato spagnolo, si tratta di scadenze brevi, quindi il 12 e il 18 mesi, però i rendimenti sono ulteriormente in calo, la domanda è stata ottima, quindi un buon esito per le aste di Madrid. E invece sembra risalire leggermente a 285 punti base lo spread, il differenziale tra il nostro BTP e il Bund a 10 anni, ma comunque siamo sempre ampiamente al di sotto della soglia dei 300 punti base, quindi non crediamo che il trend sia in fase di variazione. Su quelli che sono singoli titoli, spicca il ribasso di Fiat questa mattina, ha annunciato il collocamento di un nuovo bond con scadenza 5 anni, sono aperti liberi proprio in questo momento e il titolo scende per quella che è una revisione al ribasso da parte di un consorzio di produttori cinesi per quelle che sono le stime di vendita per il 2012. Purtroppo la congiuntura globale a livello macroeconomico non aiuterà sicuramente le vendite, quindi il titolo cala in linea con tutto il settore. Volatilità abbastanza scarsa su tutto il mondo delle valute, c'è un lieve calo dell'euro che ha tentato di allungare il passo ma è stato respinto sulla resistenza ieri a 32,60-32,50. Siamo appena al di sotto di quota 32 in questo momento, quindi mercato quasi in laterale. Sta continuando invece il deprezzamento dello yen sia contro euro, siamo al di sopra dei 110 e contro dollaro siamo in area 83,70, quindi il prossimo target potrebbe essere 84. Per finire, negative le commodity, l'oro sta scendendo, è stato respinto dopo aver tentato anche lui di superare quota 1.665 dollari l'oncia, siamo 20 dollari al di sotto, siamo intorno ai 1.645 e per finire petrolio a sua volta in discesa, siamo a 107,50 e a 124, appena sopra 124 dollari rispettivamente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Vi invito, come sempre, a seguire il nostro account Twitter. Grazie e buongiorno.